delle arterie. Santora analizza 14 culturisti tra i 35 e i 55 anni che hanno usato steroidi per una media di 12 anni. Un numero significativo di individui presentava una grande quantità di placche già intorno ai 30 anni, placche che di solito si riscontrano nei settantenni o ottantenni. Sembravano in forma, robusti, ben sviluppati. In fondo sono culturisti professionisti, ma le arterie erano pericolosamente calcificate, indurite. Si trattava dell'indurimento prematuro delle arterie che si spiega solo con l'assunzione degli steroidi. In tutte e tre le arterie maggiori hai arteriosclerosi o placche. Per arrivare a questo livello un atleta professionista deve farne uso per parecchi anni. È allora che si cominciano a vedere gli effetti. Questi uomini li hanno usati per 10, 12 anni, 15 anni e moriranno all'improvviso. Vedremo persone che invece di morire a 70 o 80 anni moriranno a 40, 50, forse anche 35 anni. Sono stato fortunato ad arrivare vivo fino ad oggi, ma non credo che lo rifarei. Sapendo quello che so oggi, non lo rifarei. Ma Santora non può dimostrare che i suoi timori sono fondati. Il suo gruppo di studio è troppo ristretto per tirare ampie conclusioni. Il problema delle droghe illecite in generale e degli steroidi in particolare è che non possono essere oggetto di uno studio in laboratorio. Non si possono somministrare a qualcuno degli steroidi per 20 anni per studiarne gli effetti. Il Comitato per la Ricerca Sperimentale sugli Esseri Umani non lo permetterebbe. Quindi, per motivi etici, l'unico modo per studiare questi fenomeni è osservare e scoprire ciò che accade in natura. Ma in questo tipo di ricerca una serie di limiti metodologici impedisce di ottenere risultati convincenti e validi, senza il rischio di distorsioni. Mentre i medici cercano delle risposte, alcuni utilizzatori di steroidi ignorano i segnali di pericolo. Alcuni medici incolpano la loro stessa professione. È dovuto passare moltissimo tempo prima che la comunità medica ammettesse che gli steroidi effettivamente funzionano. Ancora oggi, ad esempio, viene dichiarato nel Physician Desk Reference che gli steroidi non hanno l'effetto di migliorare le prestazioni atletiche. Avendo fallito da questo punto di vista, ai medici non è stato dato credito quando hanno esposto i potenziali pericoli degli steroidi, perché avevano perso credibilità. Con la perdita di credibilità dei medici è aumentato l'uso. Oggi gli steroidi si trovano ovunque e in ogni sport. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport. Ora si sono diffusi anche nella Major League del baseball e in altri sport professionistici. Nel 2005, alcuni dei più importanti giocatori di baseball parlano al Congresso americano dell'uso degli steroidi negli sport professionistici. Members of the committee, distinguished guests, my name is Jose Canseco and for 17 years I played professional baseball. Nel suo libro e durante la sua testimonianza, Canseco parla dell'uso dilagante degli steroidi nel baseball. Da allora sono caduti altri eroi. Nel 2007 il baseball americano subisce un duro colpo. Sono coinvolti in un'ampia indagine più di 80 giocatori di tutte le squadre americane, inclusi due dei migliori, Barry Bonds e Roger Clemens. Entrambi respingono le accuse. Il minimo vantaggio sui rivali procura a un atleta milioni di dollari e record mondiali. Attualmente gli steroidi stanno invadendo campi in cui la posta è bassa, ma i rischi restano alti. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport, ma secondo me non dovrebbero essere usati nel baseball, nel calcio, in quegli sport che i ragazzi cominciano a praticare nel cortile di casa. Prendere steroidi è la cosa più dannosa che un adolescente possa fare. Ma lo fanno. E Taylor Hooton è uno di loro. Uno, due, tre, vai! Taylor era un ragazzo meraviglioso. Aveva sempre il sorriso, la battuta pronta. Era molto amato a scuola ed era considerato bello. Le ragazze lo cercavano continuamente. A scuola aveva degli ottimi voti, la media del 9. Aveva ottenuto un punteggio fantastico ai test per la missione alle università che stavamo per andare a visitare. Taylor Hooton è un normale atleta sedicenne delle scuole superiori fino al febbraio 2003.
È allora che decide di fare il provino per la squadra di baseball dell'università. In meno di 3 mesi prende 14 kg, inizia a soffrire di acne, gli si gonfia il viso e gli viene l'alito cattivo, tutti effetti collaterali degli steroidi. Secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, tra i 700 e gli 850.000 adolescenti hanno usato steroidi. 1 su 20. Basta leggere il libro di José Canseco. Il messaggio che trasmette è che, almeno secondo lui, gli steroidi erano una panacea per raggiungere il successo. Guadagnare milioni di dollari. Apparire in TV ogni sera. Stabilire primati. Avere tante donne intorno. Tutto questo non può nuocere. Gli atleti professionisti che hanno scelto di usare steroidi hanno conosciuto pochi dei lati negativi. Secondo gli esperti, pochi adolescenti capiscono i pericoli che il crescente mercato degli steroidi nasconde. Oggi gli steroidi possono essere acquistati facilmente online da laboratori in Messico, Thailandia e India. Abbiamo sentito storie di fiale riempite di olio di semi di lino e addirittura di fiale che contengono olio per motori. E i nostri ragazzi se le iniettano nelle vene. Poco dopo che Taylor inizia ad assumere steroidi, la sua personalità cambia. Ciò che abbiamo notato in Taylor era decisamente più grave dei normali sbalzi di umore. In 2 occasioni ha attraversato una parete di cartongesso con la mano che usava per lanciare. Avevamo davanti a noi tutti i segnali di pericolo, tutti gli indizi che ci servivano. Ma non li abbiamo associati agli steroidi, perché né noi né il nostro medico di famiglia sapevamo che cosa cercare. Quando smette di fare uso di steroidi, Taylor scivola in una depressione profonda. La mattina del 15 luglio 2003 entra in camera sua, si infila una cintura intorno al collo e si impicca. Cose del genere non dovrebbero accadere alla gente comune e istruita, ma il fatto è che continua a succedere, ancora oggi. A Taylor gli steroidi impongono un prezzo sproporzionato rispetto all'obiettivo. Non aspira a un contratto nella Major League o a un salario a 7 cifre. Vuole ciò che desidera ogni adolescente, appartenere. Dopo la morte di Taylor, molti dei suoi compagni di squadra hanno ammesso con me e con mia moglie di aver usato steroidi e per un periodo molti di loro sono stati terrorizzati. Ma nel tempo si è verificato qualcosa di veramente spaventoso. Alcuni di quei ragazzi hanno ripreso a usare anabolizzanti poche settimane dopo il funerale di Taylor. La tentazione degli steroidi supera la paura dei rischi. Ma cosa può indurre un adolescente sano a togliersi la vita? La risposta si trova nel profondo del cervello. Quando si assumono steroidi, l'ipotalamo nel cervello li vede arrivare dall'esterno e invia un messaggio ai testicoli per comunicare che è già presente un'enorme quantità di steroidi e chiedere di non produrne altri. Sono sufficienti. Sopraffatti, i testicoli riducono la funzionalità, una condizione chiamata ipogonadismo. Taylor ha smesso di colpo di usare gli steroidi. L'astinenza gli ha lasciato poco testosterone e tanti rischi. Si cade in una profonda depressione e si hanno addirittura istinti suicidi nel periodo in cui il livello di testosterone è così basso, prima che i testicoli riprendano a funzionare. Durante uno studio su adulti dipendenti dagli steroidi, il 4% tenta il suicidio quando è in astinenza. La palla del suo home run del 16 giugno 2001. È importante perché è stato il suo primo e ultimo home run allo stesso tempo. Io l'ho cercata fra le erbacce dopo che l'ha colpita, come farebbe ogni padre dopo che il figlio ha battuto il suo primo home run. Don Hooton ora dirige una fondazione a nome di Taylor per proteggere altri adolescenti dagli steroidi. Nel 2007 il Texas approva la legge Taylor, il più grande programma di screening della nazione per atleti delle scuole superiori. Ma molti utilizzatori di steroidi ora usano delle pomate, più difficili da rilevare. Ora è più facile nascondersi e gli utilizzatori di steroidi aumentano. Oggi la categoria di utilizzatori che cresce più rapidamente non è formata né da studenti né da atleti professionisti.